siamo. Partiti. Aleinad e Glasser insieme a Salar Glorius al largo, questi tre più veloci al via, poi Shukal, buona corsi, che si mantengono a contatto, e al largo di questi Jonsi. Glasser che alla fine emerge di poco, il grigio, avendo all'interno Aleinad in giubba azzurra con le maniche blu scure, al largo Salar Glorius che in giubba turchese si ritrae, all'interno con il cap giallo avanza Shukal sul dormegliano, buona corsi che avvicino in giallo e blu Tropical Song che rimane al centro del gruppo. Un gruppo comunque ben compatto, che sta andando a metà della piegata finale, con Aleinad che nel frattempo è già emerso all'interno in vantaggio su Glasser e Shukal, che sono i suoi immediati inseguitori. Salar Glorius che rimane al largo all'interno Tropical Song, tra i cavalli buona corsi, all'interno di tutti King Nelson con il cap verde, poi John C con la giubba Bordeaux, più dietro in ultima posizione Sincotti in giubba scura con la stella rosa, a contatto comunque. È un gruppo infatti ben raccolto quello che completa il passaggio dell'intersezione delle piste, Aleinad e Glasser davanti a Shukal, al largo Salar Glorius, all'interno invece avanza King Nelson, poi Tropical Song, buona corsi, al largo di tutti John C, poi ancora Sincotti. La bagarre si accende in maniera più violenta, passato il paletto di 400 con Salar Glorius e Shukal che passano in vantaggio rispetto a King Nelson e Tropical Song che cerca lo spazio, Salar Glorius che è davanti all'ultimo furlong su Shukal, all'esterno Sincotti, Tropical Song, King Nelson di dentro che fa il suo sforzo, Salar Glorius ancora in vantaggio sotto l'attacco esterno duro da parte di Sincotti, all'interno c'è sempre King Nelson ma è Salar Glorius che la porta a casa. Su King Nelson e Shukal verosimilmente nell'ordine, poi Sincotti, Tropical Song. Bellissimo arrivo, come da copione, colpisce duro per Antonio Convertino, in sella Stra Glorious per la scuderia First Racing ai colori, il team Marcialis al training.